Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. L'organo legislativo regionale si prepara alla seduta solenne per la festa della Toscana, che commemora, ricorda, il 30 novembre del 1786, quando per la prima volta al mondo uno Stato, l'allora Granducato di Toscana, abolì la pena di morte. Le celebrazioni quest'anno si terranno nel segno di Don Milani e nel ricordo di Sergio Staino. I Care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle diseguaglianze, questo è il tema dell'edizione 2023, la 24esima della Festa della Toscana, il cui calendario delle iniziative è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Il 30 novembre la seduta solenne con Silvana Sciarra, Rosi Bindi, i saluti dell'Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, il Rabbino Capo Gad Piperno e l'Imam di Firenze Izzedine Elzir. Abbiamo voluto dedicare la Festa della Toscana di quest'anno a un grande toscano, a Don Lorenzo Milani. Solidarietà e dialogo si tengono insieme. Ci sarà un momento, il primo momento, quello più istituzionale, il 30 di novembre, alla presenza della Presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Silvana Sciarra, e della Presidente del Comitato del Centenario di Don Lorenzo Milani, l'onorevole Rosi Bindi. Ma abbiamo voluto fare qualcosa di più. Erano i giorni difficili dell'inizio della guerra in Palestina e noi abbiamo voluto invitare qui, proprio nell'ottica del dialogo, della solidarietà, Sua Eminenza il Cardinal Betori, abbiamo invitato l'Imam Izzedine Elzir e il Rabbino Capo di Firenze Gad Piperno. Abbiamo chiesto a loro un saluto. Questo è un messaggio forte, potente, che noi vogliamo mandare. La Toscana è sempre stata una terra di diritti, è stata la prima nel 1786 ad abolire la pena di morte. È una terra che non si volta dall'altra parte e chiede con questa iniziativa di fare a tutti lo stesso. Noi l'abbiamo voluto dedicare a Don Milani nei 100 anni della nascita, proprio perché in quel motto, in quell'I Care che c'è scritto all'ingresso della scuola di Barbiana e che abbiamo voluto all'ingresso della nostra aula in consiglio regionale, vuol dire prendersi cura, farsene carico, non voltarsi dall'altra parte. E così la nostra festa della Toscana vogliamo dedicarla a tutti coloro i quali si prendono cura degli altri, non si voltano dall'altra parte. E allora abbiamo deciso di partecipare come consiglio regionale all'iniziativa lanciata da Stefano Massini, da Piero Pelù, da Fiorella Mannoia, e quello che era l'evento rivolto ai più giovani abbiamo deciso di annullarlo e di farlo insieme a loro il 3 di gennaio, per dare anche in questo caso un segnale di attenzione rivolto agli alluvionati. Tutte quelle risorse che verranno raccolte verranno date alle popolazioni degli alluvionati, e poi tante altre iniziative, momenti di confronto, di dialogo, centinaia di iniziative in tutto il territorio della Toscana. Ci saranno i sindaci, i gonfaloni, insomma una regione che si stringe intorno a Don Lorenzo Milani, una regione che dice che non bisogna mai voltarsi dall'altra parte e prendersene cura. Un programma importante, un programma ricco di spunti di riflessione, però anche di azioni concrete. In ufficio di presidenza abbiamo condiviso la proposta avanzata dal presidente Mazzeo di dedicare questa annualità al centenario di Don Milani, e poi declinando, anche tenendo di conto delle necessità e delle istanze dell'attualità. È una riflessione comune, è una riflessione condivisa, e credo che questo, agganciato ai temi della pace, però anche la riflessione sulla lotta alle diseguaglianze, credo che possa essere uno spunto significativo anche per il lavoro da continuare a fare al di là delle giornate di ricorrenza, ed è un impegno ovviamente condiviso e soprattutto trasversale. Questo penso dia potenza e forza anche alla nostra azione. Prima seduta di insediamento del nuovo corso del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che ha eletto la sua nuova presidente Sofia Canovaro, proveniente dall'isola d'Elba, che succede a Maria Vittoria D'Annunzio. Durante la seduta di insediamento nell'aula consiliare di Palazzo del Pegaso del Parlamento degli studenti è stata presentata la nuova presidente.
È Sofia Canovaro dell'Istituto Statale di Istruzione Foresi di Portoferraio, eletta al secondo turno con 36 voti dopo essere andata al ballottaggio con Giulia Paolercio del Cicognini di Prato. Sono stati eletti anche i due vicepresidenti, Anna Pelletti del liceo Carducci di Lucca e Giovanni Carpitelli del liceo Galileo di Firenze. Benvenuti in Consiglio regionale, un luogo in cui si prova a lavorare sempre per cercare di migliorare la vita delle persone. Intanto permettetemi di fare un grande in bocca al lupo a Sofia, un in bocca al lupo chiedendole di fare in modo che quel luogo sia sempre un luogo aperto, un luogo di confronto, un luogo di ascolto, un luogo in cui vengano fuori le diversità. Durante il mio intervento in aula ho chiesto alle ragazze e ragazzi di non essere mai indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte, di ascoltare sempre le posizioni che sembrano più lontane da noi, perché in ogni intervento ci si può trovare qualcosa di importante che può migliorarci e può migliorare la Toscana del futuro. Il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione. È un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova. A loro il compito di scrivere la Toscana del domani, ma anche di darci consigli, suggerimenti su quello che sta accadendo oggi. In questi anni ho avuto la possibilità di incontrare tante studentesse e tanti studenti. Consentitemi di ringraziare anche la past president Maria Vittoria per il lavoro importante che ha portato avanti in questi anni. Davvero in quel luogo c'è la bellezza della nostra regione. Allora un grande in bocca al lupo, un buon inizio, un buon cammino. Sono molto contenta della legislatura che abbiamo iniziato quest'anno, ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi, sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. Quindi speriamo di realizzare tanti progetti, magari delle proposte di legge, degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo. In questo seminario di Montecatini, quindi di formazione, abbiamo parlato molto del tema della violenza, che era appunto il tema principale. Siamo andati sul tema della violenza verbale, quindi con un professore di linguistica che ci ha spiegato cosa sono gli hate speech, come si può contrastare questo tipo di violenza anche sui social, e poi abbiamo parlato molto anche della violenza di genere, soprattutto dopo i casi che ci sono stati ultimamente dei femminicidi in Italia, che sono parecchio aumentati e sono un grave problema che affligge questo paese e il mondo intero, direi. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me. In Consiglio regionale un momento di dibattito e di riflessione sul futuro dell'editoria in vista del Salone del Libro di Torino, dove la Toscana conta di presentarsi con ovviamente un suo stand. Giornata di riflessione e confronto ricca di interventi e con un approfondito dibattito nell'auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso, dove la Commissione Istruzione e Cultura, presieduta da Cristina Giachi, con il Presidente della Giunta Eugenio Giani e con il saluto del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ha incontrato un'ampia rappresentanza di editori toscani, associazioni di promozione della lettura, fondazioni, organizzatori di eventi, università e istituzioni come l'Accademia della Crusca, per organizzare nel modo migliore possibile la partecipazione degli stakeholder del settore al prossimo Salone del Libro di Torino del 2024. Gli stati generali sono arrivati a toccare questo tema dell'editoria in Toscana, un settore che ha una storia prestigiosa alla quale vorremmo associare un presente altrettanto prestigioso e degno di quella storia. La regione toscana tradizionalmente ha sempre partecipato al Salone di Torino e preparare la nostra prossima presenza
in quel contesto è stata la giusta occasione per riunire un po' di editori toscani, una rappresentanza ampia a cui chiederemo oggi di dirci la loro. Siamo qui soprattutto per ascoltare i bisogni, le aspettative di un settore produttivo importante. Come non smettiamo mai di dire, la cultura in Toscana non è soltanto un lusso che ci possiamo concedere, ma è un settore strategico che crea lavoro, crea occupazione, che fa salire i punti del PIL regionale e che porta una crescita economica, civile e di capitale di cittadinanza. Quest'anno la Toscana deve brillare al Salone di Torino, deve avere uno stand, non dico il più bello di tutti, ma tra i più belli sicuramente. Vorrei aggiungere che bisogna in tutti i modi far sì che i bambini abbiano la passione della lettura. Indubbiamente è un evento molto importante perché l'ascolto con gli operatori principali che partecipano al Salone del Libro di Torino è fondamentale, ascoltare gli stakeholder e capire quelle che sono le esigenze per dare ovviamente un bel risalto alla regione toscana. Va alzata un po' l'attenzione su quello che noi proponiamo. E quindi una tappa degli stati generali della cultura che è divenuta direi fondamentale per lo sviluppo anche di quelle che sono le nostre modifiche legislative che andremo a fare e organizzative per gli anni futuri e per i prossimi eventi. La regione toscana è una regione che vanta una grandissima tradizione in termini di editoria, è la terza regione italiana per numero di editori ed è la quinta per numero di titoli prodotti. Ecco che la presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino diventa fondamentale per dare voce, per dare spazio a tutta quella piccola e media editoria e da questo punto di vista Toscana Libri rappresenta un grande contenitore che già nel 2011, in modo diciamo visionario per come amiamo definirci noi, avevamo visto che la capacità di fare rete tra questo settore economico così importante della regione toscana poteva essere vincente. E la regione toscana da questo punto di vista è stata molto ricettiva e ha investito tanto e continuerà ad investire. Iniziativa importante, il Consiglio regionale della Toscana si dimostra sensibile, un'iniziativa culturale di altissimo livello, l'ufficio di presidenza insieme alla Commissione Cultura lavorano per essere presenti insieme ai nostri editori e fare della Toscana un baricentro delle iniziative di carattere culturale a livello nazionale, ci stiamo lavorando, l'anno scorso una presenza importante, quest'anno sarà ancora maggiore il nostro impegno per promuovere non soltanto l'editoria, la lettura, la scrittura e tutto un mondo che riguarda ovviamente la Toscana, che è la cultura e deve essere ancora una volta capofila di questa grande iniziativa a livello nazionale. La Toscana ha una tradizione straordinaria dall'Ottocento, a cominciare dal DSE, ma non solo, le Monnier e molte altre, che si è piano piano dispersa per rifiorire all'inizio di questo nuovo millennio. Che la regione mette a disposizione idee e spazi per Torino, che è uno dei più grandi saloni del libro dell'Europa dopo Francoforte, assolutamente straordinario, ci saremo anche noi come VSE. Ci sono due realtà da mettere a confronto, la realtà dell'editoria toscana è una realtà di grande prestigio, di grande consistenza, poi le grandi fiere sono spesso fuori Firenze e quindi noi dobbiamo, è stato detto, anche potenziare le strutture espositive fiorentine, ma dobbiamo essere presenti con grande dignità ai grandi appuntamenti nazionali. Quello del Salone del Libro di Torino è un appuntamento importante. Allora le grandi case editrici si arrangiano da sole, ma le piccole e le medie hanno un grande beneficio di avere uno stand di una regione come la Toscana a cui potersi appoggiare per esposizione, per la vendita e anche per la presentazione. A questo discorso più generale io ho portato un contributo specifico perché presiedo il coordinamento delle riviste italiane di cultura e una buona parte, una buona fetta dei miei associati sono toscani e anche in questo senso poi vedremo quale sarà l'accoglienza diciamo fisica che si potrà avere nei questi confronti, ma io mi impegno perché tutte le riviste italiane possano essere presenti nello stand toscano e quindi dare allo stand toscano anche quella dimensione nazionale a cui è giusto che aspiri. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.